Panaria Group è il gruppo leader nel settore dei pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato di fascia alta. Presente da oltre 40 anni in Italia e in oltre 100 paesi nel mondo, Panaria Group è sinonimo di bellezza, innovazione, affidabilità e sostenibilità. 7 stabilimenti produttivi e 8 marchi commerciali per soddisfare tutte le esigenze dell'abitare contemporaneo. Panaria Group, qualità e bellezza in primo piano. Insieme a me io ti guiderò e tutto ciò che so ti insegnerò, finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Buonasera. Due giovani sassolesi sono stati denunciati a piede libero per furto. Si tratta del 22enne SR e del 24enne RC, che lo scorso ottobre si erano introdotti nel garage di un cittadino di Fiorano e avevano rubato una Ford Fiesta, una bicicletta, un trapano e una cassetta degli attrezzi. Una volante aveva fermato la vettura in fuga e grazie alle impronte lasciate sui vetri della macchina, gli agenti della scientifica sono riusciti a risalire due dei tre individui. Su ETV Antenna 1, questa sera alle 22.35, andrà in onda una nuova puntata di Tile in the World. Tema di questo appuntamento, gli stand espositivi di marca Corona, Rondine, Panaria ed Eco Design a Covering 2016. Passiamo allo sport. È stata pubblicata l'indagine statistica sullo sport giovanile in città, realizzata dalla San Francesco Volley in collaborazione con il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Ecco le interviste alla presidente dell'associazione Graziella Denti e a Gabriella Gibertini, membro del consiglio di indirizzo della Fondazione. Un'indagine che prende in considerazione tutto lo sport e tutti coloro che fanno sport sul territorio. Sì, quest'anno grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena abbiamo fatto questa indagine sui bambini delle scuole elementari, delle scuole medie e delle scuole superiori. Abbiamo indagato circa 3.000 bambini e abbiamo valutato circa 100.000 dati per capire un attimo quali sono gli sport che piacciono ai bambini e quali sono quelli che vorrebbero fare. Non ci sono dubbi su quello che è stato lo sport primario o ci sono novità? Qualche novità c'è. Pensavamo che il calcio fosse in crescita, mentre invece non è così. Vediamo in calo un pochino la pallavolo, in grande crescita il nuoto. Pallavolo in calo, ma abbiamo invece due squadre di pallavolo che potrebbero forse entrambe disputare la Serie B. Sì, infatti è la cosa che un pochino ci crea un po' di, soprattutto noi che veniamo dal mondo della pallavolo, non riusciamo a capire questa cosa, però forse lo sport è uno sport comunque molto difficile, perché comunque la pallavolo per i bambini è uno sport difficile, non è come il calcio che anche a 7-8 anni possono giocare, pallavolo è uno sport difficile e quindi ci sta anche che ci sia meno interesse da parte dei bambini e che siano più indirizzati a degli sport più semplici anche per loro. Il nuoto ad esempio è un esempio. C'è anche un movimento maggiore per quanto riguarda il basket. Sì, il basket è in crescita. Il basket è in crescita, non ci sono tantissimi, abbiamo visto che è molto più frazionato anche il mondo dello sport a Sassuolo, forse una volta c'erano meno sport e quindi erano sempre quelli gli sport che venivano fatti dai bambini. Adesso dall'indagine che abbiamo tra l'altro confrontato rispetto a quella fatta nel 2008, perché l'ultima indagine è stata fatta nel 2008, abbiamo visto appunto queste cose, più tipi di sport. Però alcuni nettamente in calo come la pallavolo, qualcuno in crescita come il nuoto e come il basket. Poi ci sono tutti gli sport minori, l'equitazione, insomma, le arti marziali stanno andando molto bene anche. La sintesi alla fine di questa indagine a cosa porterà? Io spero che a livello anche dell'amministrazione comunale tengano in considerazione questi dati, perché comunque il fatto che il nuoto sia uno sport in crescita secondo me va tenuto in considerazione, ma anche quando uno deve guardare gli sport che stanno crescendo e gli impianti che dopo dobbiamo mettere a disposizione. Un'altra cosa che noi abbiamo notato nell'indagine è che ci sono molti bambini che non possono fare sport perché non hanno le possibilità economiche. Noi abbiamo fatto una richiesta nuova alla Fondazione Cassa di Risparmio per il prossimo anno e sarà quella di avere l'opportunità di far per i bambini che non se lo possono permettere di poter fare sport, perché nell'indagine si vede anche questo.
Non dico che è stata tirata in ballo, ma è stata nominata la Cassa di Risparmio. Lei è un consigliere della fondazione e queste cose a Sassuolo servono, queste cose a Sassuolo possono dare anche un futuro, come ha detto la presidente dell'associazione, un futuro anche a quei bambini che non hanno modo di farlo perché dal punto di vista economico hanno qualche problema. Ma innanzitutto diciamo la fondazione è sempre molto attenta a quello che sono appunto le esigenze dei ragazzi, dei giovani, quindi i giovani per la fondazione sono veramente molto importanti. Hanno fatto questa richiesta e diciamo che il consiglio d'amministrazione vedrà come accogliere o meno, ma sicuramente è una cosa molto importante e quindi diciamo che speriamo che venga accolta, diciamo, perché Sassuolo credo che meriti anche diciamo, di essere aiutata anche sotto questo aspetto. Però è chiaro che la fondazione, c'è un consiglio d'amministrazione, io sono dentro al consiglio di indirizzo, quindi il consiglio d'amministrazione sarà lui poi a valutare e quindi a prendere la decisione più giusta. Alla 30ª edizione della Strano Tour di Agliana, che consisteva in un percorso di 10 km, Tommaso Manfredini dell'Atletica MDS Panaria Group è arrivato terzo con un tempo di 34 minuti e 28 secondi. Alle 10.000 metri Omar Ciucri e Luca De Francesco hanno raggiunto rispettivamente il primo e il secondo posto. Grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto, arrivederci a domani. Porcellanato di fascia alta. Presente da oltre 40 anni in Italia e in oltre 100 paesi nel mondo, Panaria Group è sinonimo di bellezza, innovazione, affidabilità e sostenibilità. 7 stabilimenti produttivi e 8 marchi commerciali per soddisfare tutte le esigenze dell'abitare contemporaneo. Panaria Group, qualità e bellezza in primo piano. Vieni insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so ti insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me.